IRIS è la piattaforma che ospita l'archivio istituzionale delle pubblicazioni di ricerca dell'Università di Bologna. Non è solo uno strumento amministrativo usato per il monitoraggio e la valutazione, ma un repository sicuro e interoperabile per la preservazione nel tempo e la condivisione su web delle tue pubblicazioni scientifiche. I prodotti della ricerca che depositi in IRIS hanno infatti un'ampia visibilità e sono indicizzati dai motori di ricerca e dai portali specializzati come OpenAIR, il portale europeo della ricerca scientifica. Inserisci le informazioni bibliografiche delle tue pubblicazioni in modo corretto e completo, utilizzando quando possibile i codici di identificazione come DOI e ISBN per la cattura automatica dei metadati. Come stabilito nella policy di Ateneo, devi sempre allegare alla scheda bibliografica il full text delle tue pubblicazioni in una versione che sia possibile disseminare ad accesso aperto, specificando la licenza di distribuzione nel rispetto delle condizioni contrattuali sottoscritte con gli editori. Ad esempio, se hai pubblicato in Open Access nelle modalità Gold, Ibrido o Platinum, puoi depositare in IRIS la versione editoriale selezionando il livello di accesso libero gratuito o aperto e scegliendo la relativa licenza Creative Commons. Se invece pubblichi con un editore tradizionale, deposita in IRIS il post-print, cioè l'ultima bozza referata senza il layout editoriale. Dopo aver verificato la policy per il Green Open Access dell'editore, nella banca dati Sherpa Romeo. L'editore può infatti richiedere un periodo di embargo e una licenza di distribuzione particolari. Ricordati di conservare la versione post-print per la disseminazione in Open Access attraverso il repository istituzionale. Se l'editore che hai scelto non ha una policy per il Green Open Access e non sei riuscito a negoziare la disseminazione in forma gratuita o aperta della tua pubblicazione, dovrai depositare il full text ad accesso riservato per le sole procedure di monitoraggio e valutazione, scegliendo la licenza che limita l'accesso al full text ai soli responsabili dei procedimenti amministrativi. IRIS ti consente di inviare il file della tua pubblicazione al sito docente del MIUR. Ricordati però che il sito MIUR accetta solo file in PDF al massimo di 10 MB. Nella schermata di verifica puoi controllare le informazioni inserite o aggiungere file supplementari e altre versioni della tua pubblicazione. IRIS non ospita i dati della ricerca. Ricorda di depositarli nel Data Repository istituzionale AMS ACTA o in un repository pubblico disciplinare. Completa l'inserimento conferendo all'Università il permesso di gestire e preservare i full text depositati. Ricorda che i full text e le relative informazioni sulla versione, il livello di accesso e la licenza sono visibili e fruibili solo dopo il controllo e la validazione da parte della tua biblioteca di afferenza. Per informazioni e supporto, contatta la tua biblioteca di riferimento. Dopo la validazione da parte della biblioteca, per i full text chiusi in modo permanente o con embargo, si attiva la funzione di contatta l'autore mediante la quale gli utenti interessati possono inviarti per email una richiesta di informazioni o di accesso alla pubblicazione, che puoi accogliere o rifiutare tenendo conto delle condizioni contrattuali sottoscritte. L'Open Access aumenta la visibilità e l'impatto della tua ricerca. Scegli editori che consentano il Green Open Access o verifica le opportunità di pubblicare in Gold o Platinum Open Access offerte dal sistema bibliotecario di Ateneo mediante i contratti trasformativi e i servizi della Biblioteca Digitale.